Quindi già si inizia con l'appello? No, già si inizia con l'audizione. Abbiati, Agnusei, Belli, Bina, scusa, per la rete, quello che vuoi chiedere, se posso puoi chiedere anche a lui. Contegoni, sì. Corbellari, Cortese, Cribio, De Lorenzo, Esposito, Faregna, Fede Pellone, Ferrando, Ferrario, Fregoni, Gesmundo, Illuzzi, Indovino, La Terza, Legramandi, Lo Consolo, Macario, Mauri, Medolago, Melone, Meroni, Mizzau, Motta, Parise, Pellegrini, Perego, Quattro Ciocchi, Rossi, Santoiemma, Senesi, Simi, Tagliabue, Todaro, Tucci, Uguccioli, Diganò. Diciannove presenti, la seduta non è valida. Allora, c'è lo stesso l'audizione. L'audizione, poi faremo l'appello alle 8 e poi si spera che siamo qui. Un po' di meno come ho detto. Buonasera a tutti, allora procederemo con il secondo appello entro un'ora per vedere se abbiamo raggiunto il numero legale e in quel caso poter trattare poi l'ordine del giorno che era la nostra attenzione questa sera. Nel frattempo mi ha raggiunto qui alla mia sinistra Elisabetta Carnielutti della cooperativa sociale di Arpason. Sono con noi anche Rossella Reverdino della società cooperativa sociale Onlus Pandora e Marta Castiglione della cooperativa sociale Cantara. Quella di oggi voleva essere, non vuole essere, un'audizione che riguarda per presentare, per fare un po' il punto sul progetto di promozione della coesione sociale che riguarda Niguarda, che era già stato trattato in questo consiglio e per cui vi è stato anche lasciato una brochure esplicativa che avete avuto modo di visionare e su cui appunto oggi ci confronteremo. Do la parola quindi a Elisabetta Carnielutti di Diapason. Buonasera a tutti, oggi sono qui con due dei partner di questo progetto che sono Pandora e Cantara. Si tratta di un progetto finanziato da Fondazione Carlo con uno dei bandi che la Fondazione
per sostenere progetti che promuovano la coesione sociale di quartieri di Milano. Il progetto è stato verrà realizzato da un gruppo di partner abbastanza ampio, oltre a Diapason, che Capofila e Cantare Pandora ne fanno parte anche due associazioni di volontariato, che sono l'associazione LASP e l'associazione Ipazia, Ecomuseo e la cooperativa Progetto Integrazione. Oltre ai partner ci sono poi dei soggetti che hanno sostenuto e credono in questo progetto, che sono tre assessorati del Comune di Milano, l'assessorato casa, l'assessorato dei servizi sociali e l'assessorato alla coesione sociale, il settore di zona 9, la cooperativa abitare e l'università di Focca. Si tratta di un progetto di durata triennale che è partito ufficialmente a maggio del 2013 e si concluderà tra tre anni. Oggi lo presentiamo per la prima volta in maniera ufficiale qui in Consiglio e verrà anche inaugurato in maniera ufficiale per i cittadini il sabato 14 dicembre, quando saranno conclusi i lavori di ristrutturazione della sede ufficiale di questo progetto, che si trova in via Padre Luigi Monti. La scelta di aprire una sede proprio in quella via è significativo per noi, perché è proprio una zona, una via di riguardo abbastanza isolata e degradata, quindi aprendogli uno spazio, che sia uno spazio anche a disposizione degli abitanti, volevamo dare un segnale e contribuire a fare in modo che la situazione in quella parte particolare di riguardo possa migliorare. Il progetto, come potete vedere dalla brochure che vi ho fatto avere, è abbastanza articolato, perché prevede 13 azioni che si rivolgono a diverse tipologie di abitanti e che perseguono obiettivi specifici diversi, ma che complessivamente vogliono cercare nell'arco del triennio di migliorare la qualità della vita in quartiere e soprattutto migliorare la qualità delle relazioni tra le persone. Per avere dettagli e informazioni sulle singole azioni c'è appunto la brochure in cui trovate, oltre che esplicate quelli che sono gli obiettivi specifici dell'azione, una sintetica descrizione e a chi quell'azione si rivolge, trovate anche tutti i riferimenti per avere maggiori informazioni o avviare delle collaborazioni. In particolare oggi volevo parlare della prima di queste azioni, che per noi è anche la più importante, che si chiama coordinamento riguarda e riguarda. Fondazione Carico con questo bando ha scelto di finanziare non dei servizi ma degli interventi di governance, cioè degli interventi che fossero in grado di attivare una rete e di promuovere la cittadinanza attiva degli abitanti. Questa azione, appunto il coordinamento, prevede l'avvio a partire dal mese di novembre di quattro tavoli tematici su quattro tematiche che secondo noi sono particolarmente importanti per promuovere e sostenere la coesione sociale. Il primo di questi tavoli l'abbiamo intitolato Abitare Riguarda, sarà coordinato dall'assessorato Casa del Comune di Milano e ha proprio come obiettivo quello di trattare temi quali appunto il modo migliore per abitare il quartiere, per utilizzare gli spazi pubblici e per eventualmente anche ripensarli. Uno dei compiti di questo tavolo è anche quello di pensare a come uno spazio come quello che apriremo in Padre Luigi Monti possa effettivamente diventare una risorsa per gli abitanti ed attivare proprio il protagonismo degli abitanti. Un secondo tavolo invece abbiamo intitolato di guarda accogliente, perché vuole mettere insieme tutte le associazioni, tutti coloro che in quartiere si attivano per sostenere le diverse fragilità presenti. Per fragilità noi intendiamo quelle che possono caratterizzare una persona anziana piuttosto che un genitore con bambini piccoli,
piccoli, un genitore con figli con disabilità o un cittadino straniero neoarrivato che fa fatica ad ambientarsi e inserirsi. Un terzo tavolo è invece, abbiamo invece voluto titolare di guarda giovane, perché vuole mettere un po' al centro dell'attenzione i giovani che guarda, ma anche le nuove famiglie che li guarda sono arrivate, e vuole anche cercare un po' di rilanciare un'immagine di riguarda che insomma, soprattutto anche dopo i fatti più recenti di quest'estate, ancora diciamo, spesso viene considerato un quartiere degradato e pericoloso. Infine l'ultimo tavolo è invece un tavolo un po' più tecnico che appunto si chiamerà Rete di Guarda e ha invece come obiettivo quello di provare a creare delle sinergie tra i diversi soggetti che operano nel quartiere in modo che la collaborazione tra pubblico e privato diventi sempre più efficace e in grado appunto di far fronte ai bisogni, non solo ai bisogni dei cittadini ma anche in grado di realizzare i desideri di cui i cittadini sono portatori. Adesso passerei la parola alle due persone che mi hanno accompagnato per raccontarvi qualcosa di più rispetto alle azioni che si pongono un po' come obiettivo quello di promuovere la conoscenza tra gli abitanti e promuovere anche la conoscenza del quartiere. Buonasera a tutti, io sono Rosaria De Verdito della cooperativa Pandora. Devo dire che questo progetto nasce principalmente da una condivisione di intenti tra tutti i partner che ne fanno parte e dall'accoglimento di quelle che erano le linee base del bando di Fondazione Caritas, che ci è sembrato interessante proprio perché, come diceva prima Elisabetta, non intende finanziare dei servizi che diventano pericolosi come offerta al territorio se sono connessi e collegati ad un finanziamento che poi si esaurisce dopo 3 anni, ma intende attivare dei meccanismi, delle dinamiche che permettano una sorta di maggior uso, di miglior uso del territorio da parte dei cittadini stessi, che vivono il territorio in una ragione di coesione in cui le persone non si sentono distanti tra loro, ma nonostante le diversità di ciascuna fascia della popolazione, una categoria di popolazione riescono a vivere il territorio in maniera gradevole e piacevole. Come Pandora ci occuperemo prevalentemente di tutte quelle azioni che consentono una migliore confidenza con il quartiere, con il territorio stesso e anche un uso, una conoscenza approfondita e in parte anche attenta e dialogata del territorio. Tra queste per esempio ci sono delle azioni che porteranno i cittadini a incontrarsi, a scambiarsi opinioni in alcuni luoghi, saranno legate a momenti particolari che intrecciano e incontrano il territorio di guarda, si organizzeranno azioni e attività in occasione degli eventi legati al social day per esempio, si cercherà di portare le persone a vivere gli spazi veri del quartiere che spesso e volentieri sono visti come un punto importante di ritrovo di alcune categorie e magari di rimando come un punto pericoloso dal quale rimanere esclusi da categorie proprio perché ce ne sono alcune che le utilizzano. Si cercherà anche per esempio con i ragazzi e con i giovani e questo attiene proprio al lavoro che facciamo come Pandora perché siamo una cooperativa che si occupa di ragazzi, di preadolescenti, adolescenti e post adolescenti, cercheremo con loro di ridare una lettura al territorio e di rivivere il territorio in una logica di conoscenza maggiore, ma anche di condivisione di punti di vista. Un'idea di fondo, per esempio, è quella di creare dei percorsi seguendo delle logiche più affettive che geografiche del quartiere stesso, in modo che i cittadini possano tutelare proprio sui luoghi nei quali loro si sentono bene, che sono loro locali, e magari raccontarli agli altri cittadini. Ci saranno delle categorie con cui faremo questo tipo di lavoro, che possono essere i ragazzi delle scuole, i ragazzi che si ritrovano in centri extrascolastici, quali le ragazze diurna, saranno gli anziani che vivono nel territorio, che spesso volentieri, anche quando abbiamo fatto delle azioni di mappatura e di visioni, ci hanno detto che il territorio a volte risulta pericoloso e lì forse c'è molto di percepito e poco di reale, perché al di là dei fatti di queste
stacchi cui si faceva riferimento, in realtà riguarda un luogo dove c'è una vita sociale anche abbastanza attiva e piacevole. Quindi l'idea è quella proprio di raccontare i punti di vista dei cittadini e di fare in modo di creare delle occasioni perché questi si incontrino e condividano questi punti di vista in modo che il territorio paia frequentabile, utilizzabile un po' da tutti gli approcci possibili. Diciamo che l'uso del territorio e la conoscenza del territorio nel progetto riguarda non è rivolto solo ed esclusivamente agli utenti, ai beneficiari, che sono i cittadini che lo vivono, ma è un obiettivo anche nei confronti di tutti i soggetti sociali di vario genere che sul territorio ci sono, per cui il progetto ha intenzione anche di mantenere dei collegamenti, di creare una rete di dialogo non solo tra i cittadini che sono gli abitanti che riguarda, ma anche tra tutte le cooperative sociali, le associazioni, gli enti che su riguarda lavorano e che a volte, magari non per volontà, ma spesso volentieri per necessità, fanno fatica a condividere punti di vista e parlarsi invece l'idea di un progetto di coesione, quella di testare i meccanismi di strumentazione e di utilizzo del territorio in maniera condivisa. Io non entro nel merito delle tante azioni che ci sono. Mi piaceva sottolineare uno degli obiettivi specifici di questo progetto che abbiamo discusso in partenariato e che poi cercheremo di raggiungere con le azioni che abbiamo messo in campo, è proprio quello di rendere il quartiere il più aperto possibile e il più frequentato possibile, partendo dalla logica che se un quartiere, una via, un luogo è vissuto dalle persone, diventa anche un luogo meno attaccabile da dinamiche di esclusione o di pericolo o di criminalità sociale. L'idea è quella di portare i cittadini fuori, all'esterno, di non lasciarli isolati, chiusi in meccanismi di non dialogo, ma invece di promuovere il pubblico. Le azioni poi sono elencate nella brochure, se ci fossero delle domande, eventualmente dopo possiamo condividere. Un altro versante di cui il progetto si occupa è l'incontro trasversale tra culture diverse e generazioni diverse. È un altro valore che riguarda, sempre legato al tema della coesione sociale. Non solo i cittadini si devono parlare, devono interagire con il territorio, ma sarebbe bello che si scambiassero punti di vista e conoscenza a partire dalle loro diversità, magari anagrafiche. Infatti ci sono delle azioni che prevedono l'incontro intergenerazionale e magari anche culturali e di provenienza. Ci saranno delle attività e degli incontri sia rivolti ai giovani delle scuole che ai cittadini in generale, che hanno proprio l'obiettivo di abbattere barriere spesso inesistenti di comunicazione tra culture differenti e lavorare laddove invece le barriere ci sono davvero e magari se lasciate a se stessi diventano più bassi di quello che sono. Io direi che potrei fermarmi qui e quando ci fossero delle domande siamo a disposizione. Grazie, quindi chiedo ai consiglieri se ci sono delle domande in modo tale da così, tra virgolette, sfruttare la presenza delle associazioni, dell'associazione capofila e di tutti coloro che hanno aderito al progetto per avere ulteriori delucidazioni rispetto a quanto già comunicato. Presidente Fregoni. Buonasera. Mi guarda, non è enorme ma non è neanche piccolissima. Dal punto di vista proprio territoriale, geografico, il vostro progetto sta su tutto il quartiere di Lingua, nel suo complesso, quindi con dei confini insomma, più o meno abbastanza certi, perché poi oltre a meno meno non mi guarda, di Tata, Sanzana e Ricopre, quindi c'è un territorio che riguarda quale, perché io mi sono i bullini sulla nostra brochure, non so se lei sente con gli azzurri corrispondono alla territoriale o visto che poi la sede in realtà è in quel pezzo di riguarda più decentrato che è un po' confine tra di nessuno davanti all'ospedale ma è un po' prato, un po' di aveglia ed è proprio un po' così. Quindi se deve essere la sede del vostro progetto è tanto che mette per il quartiere che sono genitore, non solo il Fregolino. Grazie. Allora, magari raccogliamo qualche domanda se ce ne sono. Se ci sono altre domande, se no, vicepresidente Lo Consolo.
quello che vorrei sapere è, so che il comune come partner, diciamo, ha creato, ha dato i locali per questa sede di via Padre Luigi Monti. Come pensate di farla diventare una struttura definitiva, cioè anche al termine del vostro progetto? Quali percorsi pensate di attivare perché questa realtà diventi una realtà del quartiere, una realtà di presidio del territorio, perché poi in sostanza, diciamo, la base, il ragionamento che sta alla base di Riguarda Riguarda, che ho seguito fin dai primi incontri con altri presidenti di commissione di, questa, di questo consiglio, è quello appunto di presidiare il territorio. Siccome si realizza questa struttura che è importante, una via che è anche un po' un simbolo del degrado, essendo stata la via dell'episodio del racket, delle case popolari, eccetera, e che però nel corso degli anni è riuscita, diciamo, un po' a riemergere da, in alcune, come pensate di farlo diventare un presidio permanente, cioè qualcosa che non finisca con la fine del progetto? Prego, iniziamo a dare qualche risposta, poi chiaramente se i consiglieri nel frattempo hanno altre domande da fare possono tranquillamente iscriversi. Allora, per quanto riguarda il territorio, in realtà è un po' più piccolo del quartiere, riguarda quanto che sono i suoi confini, diciamo, ufficiali. E questo perché nel corso degli anni la stessa Fondazione Carico si è resa conto che perché un progetto di coesione sociale sia efficace deve individuare un territorio molto circoscritto in cui, all'interno del quale le persone effettivamente si muovano da un punto all'altro. I bollini azzurri che trovate nella mappa sul retro della brochure rappresentano le sedi di tre dei partner, anche in realtà perché sono, rappresentano la pubblicazione delle sedi di Pandora, di Diapason, di Last, di Pazia, perché insieme alla sede di via Padre Luigi Monti ospiteranno una serie di attività e iniziative non solo del progetto ma in generale del quartiere, perché, diciamo, una delle cose che abbiamo condiviso come partner ancora prima di sapere che il progetto sarebbe stato finanziato è che fosse importante che le sedi delle associazioni si mettessero più possibile a disposizione del quartiere, anche di altri progetti, che quindi diventassero accoglienti rispetto agli abitanti. Poi ci sono degli altri luoghi in cui si realizzerà il progetto, che sono le piazze, i giardini, i cortili, perché proprio l'idea è che questo progetto sia più possibile diffuso e che sia più possibile all'esterno, quindi incontro le persone proprio nei luoghi che se ne informano. La sede di Natale Luigi Monti è un problema molto importante perché va ad aprire uno spazio di socialità appunto del quartiere in cui non c'è molto, anche lo stesso oratorio che è presente, insomma, il centro di comunicazione fatica comunque a diventare un punto di aggregazione con le abitanti. E finalmente il rischio che fra tre anni con la fine del finanziamento tutto si esaurisca c'è, però il fatto di lavorare in questi due anni e mezzo di mantra, proprio per cambiare il modo di lavorare con le associazioni di quartiere, dovrebbe essere garantito il fatto che con la fine del finanziamento non si perda proprio per lo sviluppo del progetto. In particolare rispetto alla sede di Padre Luigi Monti sarà proprio uno dei compiti del tavolo abitare di guarda, quello di pensare a un modo di utilizzarla, di mettere a disposizione degli abitanti in maniera che un po' alla volta gli abitanti si possano appropriare. Esiste un altro quartiere di Comasina dove negli anni passati è stato aperto un spazio simile a questo, che è il Comasina Centro in Piazza Gaspari, dove questo è accaduto. Per cui quella non è diventata tanto la sede di servizi o di progetti chiusi, ma piano piano ha accolto proprio le proposte degli abitanti che in molti casi vengono realizzate in autogestione. Dove quindi c'è veramente un affiancamento molto leggero alle persone, ci sono gruppi di cittadini ai quali vengono consegnate le chiavi, quindi in maniera molto autonoma e anche molto responsabile utilizzano quel luogo. È chiaro che tra
arrivare a questo ci vuole del tempo, però è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Poi continuamente ci auguriamo che questa tre anni in comune rinnovi la concessione di uso gratuito. Sappiamo tutti benissimo che avere a disposizione una struttura significa anche avere dei costi. In questo caso, grazie alla Fondazione Carlo e alla Cooperativa di Tarla, saremo in grado di strutturarla in piazza Tarla, grazie al comune potremo abitare senza avere spese particolarmente elevate. Se queste condizioni permanesse anche alla fine del progetto, siamo abbastanza convinti rimarrà uno spazio a disposizione degli abitanti e delle associazioni di riguardo. Grazie. Capogruppo La Terza, poi Presidente Veroni. Sì, grazie Presidente. Io allora, volevo un po' fare una domanda adesso, però diciamo pratica. Quindi avete elencato i tre punti in cui nel quartiere, diciamo più o meno in zona 9, ci saranno le sedi. Probabilmente ha già accennato alle fasce diciamo, di, come dire, di utenti, di cittadini che useranno gli spazi, a cui diciamo, i vostri servizi saranno rivolti. Quello che volevo capire era un po' se da un lato diciamo, sarà resa un po' pubblica quella che è l'organizzazione, l'attività volta per volta, sia preventiva che consultiva, no? Non so se vabbè, a livello di spesa comunque diciamo è la Carlo che finanzia. E sta suggerendo qualcosa, Presidente. Posso? No, non posso. E quindi dicevo, come avviene proprio il coinvolgimento delle persone, cioè se andrete nelle scuole a pubblicizzare le iniziative piuttosto che aspetterete che le persone vi conoscano nel quartiere, insomma un po' diciamo dal punto di vista pratico come funzionano le iniziative, come vi renderete visibili nei vari punti. Grazie. Grazie Capogruppo La Terza, Presidente Meroni. Sì, grazie. Volevo dire la cena allora che ha fatto in via Luigi Monti con la trovo. Problematiche sono state tante e abbastanza nervose. Volevo sapere a che punto di collaborazione siete arrivati con il laboratorio, se c'è possibilità di ulteriore collaborazione o meno. E poi, secondo la regola, per quello che mi ha un po' anticipato, se finora probabilmente avete fatto un lavoro di preparazione e di organizzazione. Adesso è il momento di pubblicizzare tutto quello che fate e magari anche con un'informativa più stretta sarebbe auspicabile perché anche magari noi possiamo collaborare nelle varie forme che riusciamo a portare avanti. Grazie Presidente Meroni. Sì, ci sono altre domande? Interventi, se no do la parola a Carmi Luti per le ulteriori risposte. Prego Carmi Luti, poi si è prenotata la Presidente Fregoni e il Capogruppo Verde. Allora, per quanto riguarda la promozione e la visibilità del progetto, già in fase di progettazione è attiva una pagina Facebook che ha coperto centinaia di amici. Nel senso che proprio anche nella fase di progettazione abbiamo cercato di condividere il più possibile con gli abitanti, con le persone che hanno utilizzato questo strumento e i contenuti del progetto. Diciamo che ogni giorno arrivano le richieste d'amicizia, per cui c'è non tanto questo strumento attraverso il quale vengono non solo pubblicizzate diverse iniziative come le città di animazione dei giorni, i parchi, i giardini, piuttosto che le feste di quartiere o altre cose, ma verranno utilizzate anche per pubblicare i verbali degli incontri dei tavoli di cui vi ho parlato. Mi rendo conto che questo è uno strumento che non usano tutti, per cui accanto a questo strumento adesso un po' alla volta cercheremo di creare una mailing list in maniera da mandare via mail anche le stesse informazioni. Utilizziamo gli strumenti un pochino più tradizionali come i volantini, le locandine, questa stessa brochure che questa è una prima stampa, però nei prossimi mesi verrà divulgata in maniera più capillare nelle scuole, verrà lasciata
luoghi in cui normalmente sono andate le intanti. Ci sono già state e continueranno ad esserci delle iniziative pubbliche proprio per incontrare le persone faccia a faccia, e poi contiamo anche magari con l'appoggio dei giornali di Zona 9 di periodicamente pubblicare, insomma, diffondere notizie giornalistiche sul progetto. Non ho capito benissimo la domanda rispetto alla pubblicizzazione del consuntivo dell'attività, non ho capito se era sul piano economico o dei contenuti. Che due. Allora, sul piano economico non c'è, normalmente una cooperativa sociale, ma non tanto come partenariato, come singolo soggetto, tutti gli anni redige un bilancio che è pubblico, redige un bilancio sociale anche quello che è pubblico, però non mi è mai capitato di rendere noto questo aspetto, diciamo, in fase di istituzione ai cittadini. Sicuramente è prevista invece una restituzione di quelli che sono gli esiti del progetto. L'idea è di fare, oltre a questi tavoli, durante l'anno 3 incontri ogni anno, molto allargati, cioè aperti proprio a tutti gli abitanti interessati, e di produrre anche del materiale informativo. Questo aspetto economico potrebbe eventualmente prevedere in maniera molto sintetica e assuntiva, perché comunque anche questo è un dato potenzialmente interessante. Potenzialmente interessante? In che senso? Ah, la collaborazione con l'oratorio in realtà non è ancora partita, abbiamo in mente comunque di coinvolgere il più possibile, soprattutto nel momento in cui sarà aperto lo spazio di Andrea Luigi Monti, la circolazione dovrebbero essere terminati intorno alla fine di novembre, ovviamente non saremo un po' fisicamente presenti in quella via, l'idea era proprio di cercare il più possibile di fare le cose insieme. Posso tanto aggiungere un elemento in più in risposta alla prima domanda rispetto sia alla restituzione dei contenuti che alla pubblicizzazione del progetto. Intanto questo progetto nasce con l'idea di coinvolgere da subito, e lo sono già stati effetti coinvolti, tutta una serie di soggetti differenti sul territorio che, anche laddove il progetto non è ancora così tanto evidente in termini di pubblicità, tra manifesti e volantini, già sono al corrente di quanto sta avvenendo. Il progetto non nasce con l'idea di andare a cercare dopo le persone per ottenere le azioni, ma nasce anche con una partecipazione di soggetti abbastanza capillare e differenziata, coinvolti in fase di progettazione. Prima si parlava delle scuole, le scuole sono dei soggetti attivi perché parte delle attività saranno svolte proprio a scuola, quindi saranno di volta in volta sempre tenuti al corrente, informati dell'andamento dell'attività, proprio perché ne faranno parte. E questo crediamo sia un punto di forza del progetto stesso. Non c'è un paternariato che è al corrente e che offre delle cose, ma al di là del paternariato ufficiale che risponde direttamente alla Fondazione Carico, c'è una rete fortissima già creata e consolidata, che si spera si allargherà, ma che comunque garantisce già la diffusione e il raggiungimento del progetto su più livelli e a più soggetti. Invece volevo aggiungere ancora una cosa rispetto alla questione della valutazione e della restituzione dei contenuti. Il progetto, diceva prima Elisabetta, ha l'appoggio e il sostegno dell'Università di Bocca, ma non in termini generali, in termini molto specifici, perché tutto l'impianto di monitoraggio e di valutazione del progetto stesso in termini di azione e di raggiungimento degli obiettivi previsti viene fatto proprio dall'Università di Bocca, che ci fa l'impianto di valutazione e di monitoraggio sia in corso che a conclusione del progetto stesso. Abbiamo dedicato uno spazio anche delle risorse economiche a questa fase, perché crediamo che continui a interrogarsi su quanto è stato raggiunto rispetto a quanto si è previsto, ed eventualmente anche che cosa è necessario ricalibrare, perché anche su lunghi che la progettazione è fatta all'inizio, ma poi forse dopo i cambiamenti possono esserci, è un aspetto fondamentale. Questo per dire che tutti i risultati del progetto dovranno essere inseguiti
e rimessi insieme per poter essere comunicati, ma c'è proprio una parte di finanziamento, una linea di attività che prevede il fatto di tenere sempre sotto controllo quello che si sta facendo e anche di produrre dei materiali che possano dare la restituzione di quello che si sta facendo. C'è un impianto di monitoraggio e valutazione specifico previsto dal progetto stesso. Grazie, Presidente Fregoni. Volevo una domanda velocissima, ovviamente per il voglio di abitanti ci vuole che ci sia un orario di apertura molto ampio e ben strutturato e non volante, quindi penso che a fine novembre sarà tutto pronto, questa sede rimane più veramente aperta, magari all'inizio anche a vuoto, girando a vuoto, ma pian pianino sicuramente. Quindi gli orari che non vedo della prosciutto avete sentito la seconda domanda è diciamo, nelle ultime settimane stiamo faticosamente cercando di tirare i fili, ad esempio l'altro progetto riguarda noi ha dimostrato una certa flessibilità, nel senso che noi come consiglio di Torre 9 abbiamo sollecitato un intervento specifico in questo caso su due stabili ad altissimo rischio di coesione sociale che sono via Studia 6 e Studia 8 e abbiamo chiesto come consiglio di Torre che questo progetto finanziato da Ameri, coesione sociale e sicurezza potesse essere attivato proprio, tra virgolette, ma sapete il termine, non forzato, comunque sollecitato e attivato su una realtà che noi adesso parlavamo, perché il rischio a volte di questi bellissimi progetti che non si riesce poi a cogliere nella realtà delle cose. Quindi volevo capire se voi siete anche troppo flessibili, perché già un paio di così a suggerirvi con l'Associazione Case Popolari le avrei, visto che siete all'interno di un gruppo proprio di case popolari importanti. E abbiamo ultimamente dei vostri colleghi su quali ci sono andati i numeri, quindi con una serie di sollecitazioni volevamo capire se siete flessibili anche voi, perché a quel punto di là abbiamo aperto sulla studia 6 e studia 8 una lampadina. Qui potremmo aprire un'altra su questo contesto di case popolari, ma dovete essere quindi un po' flessibili e essere disposti a mettervi in gioco anche su cose che non avete sempre programmato nel minimo dettaglio, ma che potete sviluppare. Grazie mille. Capogruppo Pallone. Grazie, ma vi faccio un paio di domande. Uno, ho visto che le attività sono tantissime e mi domando se per tutte le attività è previsto 3 anni di durata. E l'altra cosa è che mi interessa capire come pensa il progetto di continuare dopo 3 anni, perché molti di questi progetti durano fin quando c'è il finanziamento della Fondazione Carico e poi si trovano nella difficoltà di continuare. Quindi in un modo attraverso le attività che fate pensate di lasciare una permanenza nel quartiere. Grazie. Capogruppo Pego. Sì, grazie. Diciamo che forse l'esempio che avete citato, quello della Comasina, non è al momento di più felice, perché quello spazio, pur come dite voi, esistendo ancora oggi, si trova, ahimè, in grosse difficoltà. Una volta venuto a mancare il finanziamento da parte di Fondazione Calibro, si è quasi temuto che lo spazio poi andasse già chiuso a breve distanza dalla sua apertura. Ci sono stati poi diversi problemi anche nella gestione degli spazi all'interno tra diverse associazioni, perché poi non è che erano tanto singoli cittadini, ma in realtà associazioni che occupavano quegli spazi in diversi tempi e facevano anche grossa difficoltà a collaborare tra di loro e coordinarsi nella gestione degli spazi. Una curiosità che poi vorrei porvi, dato che poco tempo fa su di una vostra iniziativa abbiamo avuto, per dire in maniera eufemistica, qualche problema, perché poi il progetto così come c'era stato presentato in realtà era poi incompleto in rapporto a quello che andava a svolgersi effettivamente all'interno della famosa scuola di via Asturie. Vorremmo perciò capire questa volta se il progetto è stato specificato nella sua pienezza, ci sono dei lati magari che dovremo poi approfondire successivamente perché non ne siamo a conoscenza oggi, o se finalmente è stato presentato proprio in tutti i suoi aspetti senza dimenticare nulla o senza omettere magari anche involontariamente parti che poi risultano importanti e come è successo costruendo magari anche la nostra Presidente dove presentare gli emendamenti per chiarire meglio i progetti che voi sostenete. Grazie. Consigliere Giusei. Grazie Presidente, volevo fare una domanda relativamente al numero di persone che lavora o che offre il proprio servizio magari come volontariato all'interno delle associazioni, cioè
immagino che sia un mix di professionisti, ma anche di persone che lo fanno come volontariato, lo tengo libero a disposizione. E poi, forse l'avete già detto, ma mi viene scappato. Diciamo, qual è il numero degli utenti? Ho visto le foto su Facebook e di quell'evento con i bambini e mi sembrava molto, fatto ottobre se non sbaglio, mi sembrava molto frequentato, diciamo, c'era molta partecipazione, quindi voglio capire un po' se ci date anche qualche numero riguardo proprio al tipo di partecipazione da parte dei residenti della cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere Alessei. Prego, 3 minuti. Allora, per quanto riguarda gli orari di apertura della sede di Padre Gimonti, sicuramente la qui sarà pronta, ci saranno delle attività di pomeriggio, la mattina, la sera. In realtà noi per scelta non possiamo saturare troppo proprio perché dovessimo partire con una programmazione che occupa tutte le mattine e pomeriggio di weekend, non poi non ci sarebbe spazio, la possibilità per inserire nuove proposte, però l'idea è che quello spazio resti aperto il più possibile, nella maggior varietà di orari di giorni possibili e anche soprattutto per una varietà di persone, quindi dai ragazzi, agli anziani, le persone con disabilità, la flessibilità delle azioni, in realtà noi stiamo già collaborando con il progetto Riguarda Noi, che è appunto uno dei soggetti con cui lavoriamo in rete, e con proprio l'idea che i due progetti diventino tra loro non dei doppioni ma complementari. Per cui è vero che le azioni che appunto sono indicate nella brochure sono tante. Se però poi avrete modo di andare a leggere come si realizzano, hanno tutte la caratteristica di essere azioni che si vanno poi in realtà a modellare sostanzialmente in base agli effettivi bisogni e desideri degli abitanti e hanno tutte una modalità di realizzazione l'obiettivo poi di passare delle competenze a qualcuno, che siano degli insegnanti, che siano degli abitanti, che siano dei ragazzi, che siano gli operatori di altre associazioni cooperative, in modo che alla fine del triennio buona parte, diciamo, di quello che è stato sperimentato e messo in campo possa proseguire in maniera autonoma o con dei finanziamenti molto ridotti rispetto agli attuali. Già adesso in realtà tutte le azioni che vedete si realizzano con un investimento economico sommato molto ridotto, proprio perché mirano a coinvolgere attivamente gli abitanti. Faccio un esempio, c'è una delle azioni che si intitola Genitori Solidali, che mira alla creazione di 3 gruppi di autoaiuto su 3, diciamo, necessità diverse: l'essere genitori con bambini molto piccoli, l'essere genitori di giovani con disabilità o essere famiglie alle prese con l'esperienza del ricongiungimento familiare. Al termine dei 3 anni l'idea è che questi 3 gruppi rimangano e, diciamo, proseguano autonomamente. Piuttosto che ci sono delle azioni di formazione e di informazione degli operatori che lavorano nelle scuole o nei servizi, delle attività che vogliono stimolare il volontariato e l'associazionismo. E infatti, come vi dicevo, Cardi non ha finanziato dei servizi, ma ha finanziato delle attività, dei dispositivi in grado di innescare dei processi che portino alla creazione di qualcosa che poi possa rimanere autonomamente. Su che ragione? Andrà per il dentista, non è? Invece, per quanto riguarda la continuazione del progetto rispetto alle sedi, beh, quello che dicevamo prima, affinché questi luoghi possano essere abitati e continuamente utilizzati anche in futuro, dovranno verificarsi una serie di condizioni, quelle oggettive per cui lo spazio rimane a disposizione, non è uno spazio in proprietà a qualche partner del progetto, per cui dovrà esserci la disponibilità a lasciarlo aperto e in uso ai soggetti che lo abitano.
Quello che abbiamo cercato di fare è di prevedere soggetti in grado di rendersi autonomi, come diceva Elisabetta, ma anche molto diversificati tra di loro, in modo che la gestione e l'utilizzo dello spazio stesso non pesi solo su un singolo ente o solo su un singolo soggetto o un gruppo di cittadini unico, in modo da poterne garantire l'utilizzo e l'apertura anche in futuro. Rispetto invece alla tipologia delle azioni del progetto e a parti più o meno spiegabili o in chiaro adesso che siamo nella fase iniziale, il progetto è esattamente quello che vedete. Le azioni sono precise e specifiche e potranno essere modificate in base alla necessità dei cittadini o degli interlocutori con cui entreremo in relazione, ma non possono esserne inventate di nuove o snaturate, perché noi dobbiamo rendere conto in maniera molto precisa e specifica a quelli che sono gli enti finanziatori e gli erogatori del bando stesso. Tanto per intenderci, il progetto che è stato approvato nelle sue azioni non potrà metterne in campo altre diverse rispetto a quelle che voi vedete nella brochure e sperare di ottenere l'approvazione o il finanziamento, perché tutta la fase di valutazione e approvazione del progetto è avvenuta prima che la cominciassimo. Quindi non è possibile che vengano fuori azioni e iniziative differenti da quelle che voi potete vedere, proprio perché noi abbiamo un vincolo molto preciso e molto specifico, che è quello di Fondazione Taglio. È una tutela anche per noi questa cosa, nel senso che abbiamo fatto un enorme sforzo di progettazione, di rilevamento dei bisogni prima di andare a mettere in campo queste azioni e queste attività. Se dovessimo anche presupporre di inventarcene altre in corso d'opera sarebbe veramente problematico. Invece quello che voi vedete è quello che sarà. Quello che potrà cambiare rispetto a ciò che è scritto è l'ampiezza e l'entità dell'intervento, e noi speriamo che questo cambi, perché significa che riusciremo a coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti e ad intercettare all'interno della tipologia delle attività, che dovranno rimanere queste, soggetti diversi, numericamente sempre più ampi e magari il più localizzati possibili sul territorio. Quindi ci auguriamo che le azioni coinvolgano cittadini con esigenze sempre differenti, ma le azioni che potremmo mettere in campo sono quelle che vedete scritte. Poi è chiaro che questo è un progetto di coesione sociale che incrocia da una parte delle realtà attive, sia in termini di volontariato che in termini di lavoro e di professionalità sul territorio, e dall'altra parte incrocia cittadini e utenti. Quello che può venire fuori in 3 anni ovviamente si vedrà. Noi qui abbiamo fatto un'azione di progettazione, non di previsione. L'aspettativa è che il coinvolgimento sia sempre più ampio e sempre più capillare. Invece, per quanto riguarda il numero di utenti coinvolti, quello sarà strettamente legato alla tipologia delle azioni messe in campo. Tanto per intenderci, ci sono alcune azioni specifiche che avranno come luogo di sviluppo le scuole, e i numeri di utenti non potranno essere tanto diversi da quelli che prevediamo, perché abbiamo previsto degli orari di intervento, un monte ore anche in termini di quantità economica di lavoro dedicato a queste azioni, che ha un tetto, per cui lì saranno gruppi classe e ovviamente se il progetto copre un intervento che prevede di coinvolgere nell'arco di 3 anni 30-40 classi, non potranno diventare di più, anche perché per fare quel tipo di attività c'è del personale che ha delle competenze specifiche e che ha anche un costo di intervento che è stato messo a budget sul progetto stesso. Invece il numero di utenti potrà variare moltissimo quando si faranno tutta una serie di attività di vita sul territorio e di coinvolgimento dei cittadini sul territorio, nelle piazze, negli ambiti pubblici, nei quartieri, nei giardini e nei luoghi verdi, perché lì starà molto la nostra capacità di coinvolgimento e alla volontà di farsi coinvolgere le persone che noi raggiungeremo e che cercheremo di far partecipare a questo tipo di iniziative. Di solito le iniziative pubbliche che il progetto prevede e che in parte sono state fatte hanno avuto un'ottima risposta, quindi i numeri sono molto alti quando si parla di partecipazione cittadina. Sono un pochino più bassi quando le azioni sono capillari e intercettano degli utenti specifici, come per esempio gli studenti della scuola. Lì diciamo che il numero di utenti è più o meno già stabilizzato adesso, mentre per le attività di piazza l'idea è che il coinvolgimento è più possibile.
Per quanto riguarda Comasina Centro, io ci lavoro, ci ho lavorato per 3 anni, ci lavoro tuttora. In realtà, con la conclusione del finanziamento Carlo, a settembre è riaperto con quasi tutte le attività precedenti, grazie a degli apporti che le stesse organizzazioni hanno messo, l'impegno dei volontari e una ormai abitudine da parte dei cittadini di frequentarlo e di utilizzarlo. Grazie. Se qualche ci sono altre domande, se qualche consigliere ha qualche altra domanda. Altrimenti ringrazio a nome di tutti. Dico un'ultima cosa che mi stavo dimenticando. Noi appunto pubblicizzeremo una cosa attraverso inizialmente dei inviti un po' più mirati, tuttavia vi segnalo quali sono le prime date di, diciamo, apertura dei lavori dei 4 tavoli che vi dicevo. Sulla brochure, nella scheda coordinamento, trovate il contatto nel caso in cui voleste essere invitati a partecipare a uno di questi tavoli. Mi anticipo le date del primo incontro, in maniera che se siete interessati possiate segnalare il vostro interesse. Il tavolo di Guarda Accogliente, che è condotto da Diaperson, si riunirà per la prima volta il 12 novembre alle 2:30 in 10 minuti. Il tavolo di Guarda Giovani, che invece è condotto dalla cooperativa Perdona, si riunirà per la prima volta il 19 novembre alle 17, sempre in 10:09. Il tavolo abitale di Guarda, che è condotto dall'assessorato casa, il 3 dicembre alle 10:30 in 10:09. E il tavolo Reggio Guarda il 13 dicembre alle ore 15, sempre condotto da Diaposon in qualità di capofila del progetto, in 10:09. Il fatto di farlo in 10:09 l'ho detto 4 volte perché appunto il progetto cerca di avere delle sedi più possibili dislocate in maniera da essere più possibile presente su tutto il territorio di Guarda. Quindi quello dovrebbe diventare un po' il luogo in cui pensare, se non altro, a cosa fare in questi 3 anni. Grazie per la disponibilità, per aver risposto sempre in maniera esaustiva ai nostri quesiti. Auguriamo un buon lavoro e chiaramente garantiamo la disponibilità a collaborare e a lavorare con iniziative insieme con il nostro editore. Aspettiamo giusto per 2 minuti per salutare e poi procediamo con il secondo appello. E quindi non si poteva. Eh no, certo. Io sono arrivato dopo.